Buongiorno e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Oggi parleremo di cucina e andremo a vedere come si puliscono e come si cuociono gli asparagi. Magari tanti di voi non sanno come si puliscono gli asparagi o come si cuociono gli asparagi, e allora li andiamo a vedere oggi. Ma prima di continuare con il video, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non avete fatto con scritto iscriviti qua sotto, di lasciare un bel like a questo video se vi dovesse piacere, di seguirmi anche su Instagram a roberto.franchi94, e ora possiamo continuare con il video. Allora, avremo bisogno dei nostri asparagi, di un tagliere, di una bacinella capovolta, che dopo avremo bisogno, o usiamo un pelapatate classico, vabbè questi sono quelli casalinghi, non sono quelli professionali che usiamo noi in cucina, oppure c'è questo pelapatate con l'apposito, con una scavatura nella parte sotto del pelapatate fatto in questa maniera qui, per andare a tenere direttamente dritto il nostro asparago e andare a togliere la buccia sopra. Intanto io sto preparando la bacinella con l'acqua, dove andremo a mettere i nostri asparagi qua dentro, visto che è forata, e andremo a cuocerli a vapore. Andiamo a versare l'acqua. Andiamo a farne ancora una con il nostro bollitore e intanto andiamo a pulire i nostri asparagi. Allora, andiamo a togliere gli elastici dall'asparago, la carta, ok. Allora, prendiamo il nostro pelapatate, la nostra bacinella, andiamo a poggiarla in questa maniera qua e piano piano andiamo a togliere la parte sopra che copre l'asparago, la buccia, che è molto legnosa e dura in questo caso. Andiamo a poggiarlo sul nostro tagliere e facciamo così con tutti. Oppure possiamo usare questo pelapatate facendo semplicemente così, che magari toglie un po' più di buccia, però facendo delicatamente si riesce a non rompere l'asparago, possibilmente. Ok, come volete voi, o usiamo questo pelapatate tipo, o se no usiamo il classico pelapatate. In questo caso, quando sono troppo piccoli, questo qua non va bene perché non ce la fa. Allora andiamo sul classico pelapatate. Ecco, questo era già rotto e ora andiamo. Ok, una volta che abbiamo finito i nostri asparagi, che risultano così, andiamo prima a ripulire tutto il resto che non c'entra niente e dopo andiamo avanti con gli asparagi. Allora, adesso travaso anche quest'acqua qui in questa padella qua. Questa la mettiamo qui, che andiamo a mettere dentro i nostri asparagi. Ok, mi raccomando che l'acqua deve bollire. Allora, andiamo a ripulire. Ok, una volta che abbiamo ripulito il tutto, andiamo avanti con i nostri asparagi, andiamo a togliere il culetto, circa 1,5 cm, che è la parte più dura dell'asparago, e li andiamo a mettere nella nostra, chiamiamola pentolina forata. Facciamo così con tutti. Allora, con gli asparagi si possono fare tante ricette belle e buone. Fatemi sapere che tipo di ricetta vi piacerebbe vedere con l'asparago bianco e o con l'asparago verde. E magari possiamo fare una bella ricettina insieme. Che dite? Lasciatemi un commento qua sotto. Ok, una volta che abbiamo finito con i nostri asparagi, questi qua, andiamo a metterli qua dentro.
Ok, andiamo a inserirlo nella padella con l'acqua e ci mettiamo sopra il coperchio, che così il vapore non esce ma resta all'interno della padella. Li lasciamo dentro 15-20 minuti, comunque li andiamo a sentire ogni tanto bucandoli piano piano nel centro dell'asparago. Una volta che sono morbidi li andremo a tirare via dalla pentola, volendo si possono raffreddare, ma siccome io li mangerò già a pranzo, io li mangio con grana e burro e niente, ci vediamo dopo. Allora, andiamo a controllare i nostri asparagi se sono pronti. Allora, li lascio ancora un paio di minuti e dopo andiamo a tirarli via e a raffreddarli subito sotto l'acqua. Ok, andiamo a togliere i nostri asparagi dalla cottura, che sono pronti, e andiamo a raffreddarli sotto l'acqua. Così almeno stoppano la cottura dell'asparago. Ok, adesso li lasciamo scolare un attimo dall'acqua e dopo andiamo a metterli sopra di un piatto con del grana e del burro. Allora, adesso andiamo a sciogliere del burro in questo pentolino e dopo, una volta che avrò messo gli asparagi sul piatto, andremo a grattugiare del grana. Allora, andiamo a tagliare un pezzettino di burro, mettiamo in padella, lo andiamo a sciogliere, intanto mettiamo i nostri asparagi sul piatto. Ok, andiamo a grattare del grana. Aspettiamo che si sciolga un po' il burro. Ok, una volta sciolto lo andiamo a mettere sopra ai nostri. Asparagi. E questi sono i nostri asparagi con grana e burro fuso. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram a roberto.franchi94 e noi ci rivediamo con un prossimo video, ciao ciao!